semestre italiano di presidenza sicuramente verrà ricordato non tanto per realizzazioni concrete, ma per un cambio di narrativa nel percorso dell'integrazione economica. Le realizzazioni concrete sono difficili in un semestre di presidenza ormai perché ci sono delle presidenze fisse, c'è il semestre, cioè c'è la presidenza del Consiglio europeo, c'è la presidenza del Consiglio affari esteri da parte dell'alto rappresentante per la politica estera e poi c'è la presidenza del Consiglio Ecofin. Queste sono tutte presidenze già definite, quindi i maggiori dossier in realtà hanno già un presidente fisso. Sulle altre cose, tra l'altro, questo è un semestre particolare, il semestre quello delle elezioni europee, del cambio della Commissione, quindi sicuramente Bruxelles è stata impegnata in un cambio legislativo che non ha favorito la chiusura di dossier importanti. Tuttavia, però, c'è stato un cambio di narrativa sicuramente, cioè l'Italia è riuscita a far cambiare un po' il vocabolario delle istituzioni nella direzione di una diversa gestione della politica economica nel contesto della crisi. In particolare, i paesi hanno finalmente raggiunto un accordo sulla necessità di dover mollare un po' sul fronte dell'austerità per stimolare la domanda aggregata attraverso misure espansive. Queste misure espansive si sono tradotte o si stanno traducendo da un lato nel piano Juncker per il sostegno agli investimenti europei che è stato recentemente annunciato e verrà varato nei prossimi mesi per un totale di 300 miliardi di euro di sostegno agli investimenti in tutta l'Europa. E poi soprattutto attraverso la possibilità di avere maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci pubblici. Ricordiamo che Francia, Italia e Belgio hanno presentato dei bilanci alla Commissione europea di segno espansivo, quindi chiaramente violando di fatto il fiscal compact. Eppure la Commissione europea, pur dopo tante critiche, sostanzialmente ha approvato questi bilanci rimandandone l'esame a marzo, ma non si pensa che questo esame poi avrà esito negativo, soprattutto se Italia, Francia e Belgio sapranno impegnarsi sulla strada delle riforme. Quindi quest'idea di questo scambio tra riforme e espansione fiscale, secondo me, è un po' un cambio del vocabolario dell'Unione Europea ed è un segnale molto positivo. Vi è poi un ulteriore elemento. Oggi la Commissione Europea ha approvato un documento in cui sostanzialmente per la prima volta si ammette la possibilità che i fondi che gli stati destinano al finanziamento dei fondi strutturali, al cofinanziamento dei fondi strutturali, possano essere scomputati dal calcolo del deficit pubblico. Quindi per la prima volta c'è una minima applicazione di quella che si chiamava Golden Rule sugli investimenti, che da tanto tempo veniva evocata da parte dei sostenitori dell'espansione fiscale dell'Unione Europea. Quindi mi pare si tratti di tutti segnali interessanti, positivi, che vanno nella direzione giusta per una, speriamo, rapida risoluzione della crisi e una maggiore integrazione sul percorso dell'Unione.